Allora, l'unione bancaria, l'abbiamo discussa, c'è stato negli ultimi mesi moltissimo lavoro, sui quattro temi, che è l'intervento per le banche in crisi, gli schemi di assicurazione europea per i depositanti, poi le attività cross-border, le attività transfrontaliere delle banche e alla fine il legame tra rischio sovrano e rischio, bancario. È stato un enorme lavoro. Il chair dell'Eurogruppo, l'irlandese Donohoe, ha effettuato un lavoro enorme. Non siamo però arrivati a un accordo su tutto. Vi sono elementi di non accordo che riguardano più paesi e più temi. Quindi siamo rimasti che continueremo a lavorare e ci aggiorneremo su questo tema nei prossimi mesi. Posizione italiana, credo il punto principale, è sullo schema europeo di tutela dei depositanti. Noi pensiamo che questo schema deve essere pieno, e perché questo poi era anche se ricordate, il rapporto dei cinque presidenti del 15, credo, il punto era il terzo pilastro mancante dell'Unione bancaria. Quindi riteniamo che questo debba esserci, altri paesi hanno visioni un po' diverse, ma insomma, però vi sono visioni differenziate sui vari temi, ma ci lavoreremo nei prossimi mesi, quindi è stato un dialogo molto tranquillo e sul quale insomma c'è l'accordo di continuare a lavorare. Le elezioni tedesche aiuteranno? Le elezioni tedesche aiuteranno a risolvere? Non lo so, non Perché potrebbe cambiare, che è quello che blocca, no? Non è necessario, no, l'accordo non è così semplice, non è un paese che blocca, vi è un dialogo che riguarda molti paesi con temi molto complessi su cui bisogna essere tutti d'accordo. Questo è il punto su cui abbiamo fatto tutti. L'accordo deve essere tra i paesi, deve essere pieno.